cosa intendo fare per i poveri bisognosi. Una beata minchia! È ora di finirla, sta cosa di bisognoso è una mania. Poi sono bisognoso anch'io di voti. Affettivamente mi servono più dell'ossigeno. Qui siamo in guerra, un'elezione dopo l'altra. Io non faccio prigionieri. Tu mi voti, ti trovo un lavoro e ti sistemo. Tu non mi voti, tu culetti a tutta la famiglia. Io amo lo scontro. E soprattutto non amo i pacifisti. Io non ti sputo se non ti profumo. Io non ti piscio che ti lavo. Io non ti cago che ti ingibrio. Abbastaso. Ah, Caino! Tu ti sei fissato che i problemi del meridione sono il lavoro, lo sviluppo economico, la valorizzazione delle risorse naturali. Ma più natura do pilo chi c'è, eh? Non serve lavoro, il risaputo, non serve lavoro. Che se uno sa firmare due assegni a vuoto di fame non muore. Qui non servono strutture scolastiche e ospedali efficienti. Qui serve un pelo. Signori, si sono sollevati addirittura dubbi sulle mie prestazioni sessuali. Il sottoscritto gettola qualunque si vanta di aver avuto relazioni sessuali con più di 16.000 stranieri di 106 colori diversi. Certo, ho speso una fortuna ma ce l'ho fatta. Prima di tutto l'amore. Si sono sollevati addirittura dubbi quando ho proposto propostatamente di affidare a Pino, lo straniero, il ruolo di primario nel reparto di cardiochirurgia all'ospedale. Lo scoop di questi infamoni sarebbe che Pino non è laureato. Ma che cazzo gli serve la laurea, va? Che cazzo gli serve la laurea? Pino ha due mani da fata, può operare. Dovreste vederlo come sfiletti i delfini che pesca la domenica mattina. Dovreste vederlo come impaglia i cerbiatti che caccia la domenica pomeriggio. Che cazzo gli serve la laurea? Qualunque mente è sempre mente. Farò assumere 6, 7, 8.000 forestali. Metteremo, e l'ho detto e l'ho proposto, un forestale per ogni albero. Con le parole io avrei finito, ora facciamo parlare i fatti. Va? Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Maria, buongiorno Palinsesto, buongiorno Unione Europea, la Finlandia vorrebbe aderire alla NATO. E sì, un saluto al Regno Unito che ci segue dalla Brexit. Perché voglio dire, se scoppia una guerra nucleare non è che ci possiamo nascondere nelle saune. Voglio dire, lo so, prima noi finlandesi eravamo il paese più felice del mondo, ora siamo quello più nel panico. Sotto controllo, Sanne, di entrare nella NATO, per favore. Vi faccio anche gli occhi da cerbiatta. Perché, cioè, preferisco un governo Draghi che un governo Putin. Mi sto anche rivalutando gli inglesi nonostante la Brexit. Giuro che al prossimo Eurofestival voto anche per l'Ucraina. Ma basta che ci annettete. Volevo dire che ci fate entrare. Ci sono dei bambini anche in Finlandia. Qualcuno pensa ai bambini finlandesi? Oh, beh, sentite, eh? Noi qui dall'Italy vi dovremmo dare una cosa. Giorgia? Mario Draghi dov'è? Ursula Scastapallen. Mario Draghi può andare bene per un governo tecnico, eh. Ma ora che c'è sta la guerra, in Italia c'è bisogno di un uomo forte adesso. E se permetti, io sono donna con le palle. C'ho due palle così, più grosse del Colosseo, eh. Mi sono fatta due maroni? Non ho capito proprio niente. Assomiglia ad una che conosco. Ma adesso non mi ricordo. Dove è andato Winston Churchill? L'avete visto? Questa guerra non è solo la guerra dell'Ucraina, ma è la guerra fra l'Occidente bravo, bello e buono e la Russia brutta e cattiva. Ops, qualcuno ti ha staccato il microfono. E adesso voglio invadere Russia. Sono 70 anni che mi trattengo. Vi prego, vi prego, vi prego. Ah, Germania, aspetta un attimo. Prima prendiamoci una caffè. Ciao, poveri. Qui in Svizzera il nostro consiglio di Mucchelilla si è riunito e abbiamo deciso di dichiarare guerra ai russi. Svizzera, questo non è la guerra, eh? Oh, io non mi voglio le acque francesi, eh. Quasi quasi me le ho con Mosca, che sennò questi ci staccano il gas. Poi con cosa fai a cosa vaccinare se ti tolgono il gas? Signora mia, sono problemi, eh. Non possiamo sempre pensare a queste cose lontane. Ma, tu mi paura, eh?
Bărbații ți cu ale paese bubar de ruo. Crist Europa! Europa de cro! Ce a volea che masca iaia! E i francesi li lasciamo qui! L'Unione Europea arriverà fino a Vladivostok! E se mi girano mi prendo pure la Corea e il Giappone! お前はもう死んでいる。 何? Bianca. Sardegna no est. Bianca. Meno male che Giorgia c'è. Bianca. Sì, guarda che non lo faceva così. 3, Bianca. 2, 1. Bianca. Io sono Silvia. Della sono una donna. Bianca. Sono Bianca. Cristiana. Bianca io Berni. Sono Bianca. Questi dell'estrema destra. Bianca. Neanche un tormentone azzeccano, manco popola popò sanno cantare. Ma guarda, puoi uno votare Bianca. Per forza. Bianca. Spagna, cosa Bianca. Ci fai qua? Sardegna. Hola, che tal? Ancora. Bianca. Il Parlamento italiano, Bianca. Mica Bruxelles. Bianca. Non li vedi Bianca. I fan della Meloni? Bianca. I fan di Salvini? Bianca. Le ministre, l'escort. Meloni, Canzanti, vien dal mare. Che un Parlamento Bianca. Parece Bianca. Un club di scambisti. Bianca. Io credo che ho ingressato nella Bianca. Porta errata. Sì, la mia sei tonta. Ah, ma, Bianca. Già che sei qua. Bianca. Vai a votare, va. Gigi D'Alessio. Oui. Bianca. Ci sono dei russi. Silvia Berlusconi. Serraro. Bianca. Bianca. Tu non hai visto Sardegna niente. Sardegna Noest, avete rotto non adesso. Non hai visto Bianca. Niente. Bianca. Sardegna Noest. Satana. Niente. Bianca. Io Bianca. Non so italiano. Si avvisano i gentili passeggeri che il treno regionale in partenza da Busca. Ma noi siamo una democrazia. In Italia votano tutti, anche i morti. Per il Bianca. Il russo che ci spia Bianca. È andato a votare già 5 volte. Cicciolina. Bianca. Bianca. Drusilla Foer. Bianca. Bianca. Alvaro Soler, Blanca. Non è che vado viva in la fine della prisione. Bianca. Bianca. Ma guarda che in Italia va mica in galera qualcuno. Bianca. Mamma mia, sti stranieri Silvio tutto gli dico. Berlusconi. Una cosa dovevi scrivere. Padre Silvio mio, disculpa, Berlusconi. È che in spagnolo non temo raga, se la bella pausa, è lo mismo. Bianca. Silvio Berlusconi, Bianca. Silvio Bianca. Berlusconi, io escucho uguale. E pensate come state messi se siete messi di democrazia. Pensate come siete messi. Allora. Come? Vado a vendere, vado a caritare, vado a chiedere la lemosina. Con 10 euro, 20 euro, cosa puoi fare? Non puoi fare niente. La luce si paga, l'acqua si paga, tutto paghiamo su questo campo qui. Che magari che tolgano questa luce, che non paghiamo la luce, che non paghiamo l'acqua qui, come fanno un altro campo che non pagano nessuno niente. Anche noi siamo contenti che abbiamo un lavoro per paghiamo come pagano tutti questi poveri. Sono della Rosana. La nostra illustrissima mamma Merkel ha levato Baracca e Burattini. Se parti. Le fuori de bal. La Francia, cioè moi, e con la minzona di mia moglie prendiamo le redini dell'Unione Europea. Se qualcuno non è d'accordo, può andarsene a fare un culo in Australia. Gli paghiamo pure il biglietto. E metteremo subito il rimpasto anche per usare il bidet. Adesso che gli inglesi sono diventati extracomunitari, è ora per noi francesi di riprenderci quello che era di Cesare. Cioè, della Merkel. Che questa storia che in Europa comanda mamma Germania è finita. Che anche la Francia ha vinto la 2ª guerra mondiale. Adesso vi saluto e poi vi scrivo su WhatsApp. Fare lezione a tutti i nostri uomini all'estero sulle storielle da raccontare. Perché sono il pepe di ogni incontro. Quando si è depressi, preoccupati, una storiella pulisce il cervello dal pessimismo, dai pensieri grigi, negativi e instaura tutto un altro clima tra le persone che si incontrano. Berlusconi che mi dice ha grande fortuna in tutta la Russia. Berlusconi cade
da un alto grattacielo. E nella caduta, naturalmente, si dispera e fa... Però passa davanti a una finestra del decimo piano, dove c'è una bellissima ragazza che si sta spogliando. Ah, oh, oh, oh. Ecco, mi sembra anche questa una storia molto coerente.